Ora si Allora, registra. prendiamo il microfono, Cieco? così Ecco. non ci sentiamo. Sì, ti direi di spegnere i microfoni così chi non ci sono i rumori di fondo e a te la parola, Daniele. Grazie Gianluigi. Allora, come al solito, passiamo alla rassegna mercati finanziari, varia parte macro e poi un top stories di questo scorcio di ottobre. La dicotomia, quello che abbiamo già segnalato tra mercati finanziari e economia reale, diamo uno sguardo molto interessante alla massa di emissioni che danno ormai rendimenti negativi. Poi, sempre sulla storia di rendimenti, una domanda se the appetite for risk is back. Questo è molto legato alla storia di dividend yields e payout previsionali. E poi una storia molto interessante su una rivoluzione settoriale in atto, e non solo il tech, ma anche sub-sectors, e quindi per esempio i cloud stocks. E poi una panoramica sulle nostre linee a media e elevata volatilità in termini di relative performance di questo mese di ottobre contro l'Eurostock. Perché Eurostock 600? Perché Eurostock 600? Perché è l'indice sostanzialmente che per la numerosità dei constituent è quello tendenzialmente meno volatile in Europa. Ok, allora partiamo. Settimana diciamo sostanzialmente flat per i mercati americani, sempre ovviamente leggermente invece positivo di uno 0,80 il Nasdaq. Diciamo che a fronte di un inizio di settimana molto interessante, molto positivo, con lunedì martedì molto, molto interessanti, c'è stato il forte sell-off di giovedì, dovuto sostanzialmente a un problema politico negli Stati Uniti tra la Pelosi e il segretario se non mi ricordo il nome proprio che dicono gli americani, però insomma è quello che è il ministro delle finanze sostanzialmente. Newkin. Sì, è un nome non lo so. Mentre ovviamente come al solito in Europa si soffre di più, DAX, IBEX e noi abbiamo sofferto maggiormente, il CAC si è salvato di più, comunque insomma una settimana non esaltante, però neanche così negativa, anche perché venerdì c'è stato un discreto rimbalzo. Settori, ovviamente, restano i settori nell'occhio del ciclone, come vediamo, banks e oil and gas, ancora una volta affari contrari a non paga. Noi siamo fuori da questi due settori, nei nostri book di trading non ci sono. Non li abbiamo perché pensiamo che in questo momento qua non ci siano catalyst a breve e quindi cerchiamo di stare su settori che abbiano, diciamo, che seguano il flusso, che abbiano maggior senso in termini economici. All'interno dei settori facciamo uno stop picking, quindi un approccio bottom-up. Per quanto riguarda la parte obbligazionaria, settimana, diciamo. Niente di eccezionale, ancora una volta i govies stanno prendendo valore. Se si pensa che ormai il rendimento sul decennale italiano mi sembra che sia sceso ancora a 70 basis point il decennale, quindi stiamo parlando ormai di veramente di non ci sono più rendimenti sostanzialmente, anche per il rally pazzesco che è stato fatto soprattutto sui peripherals, di cui ne avevamo già parlato sui peripherals europei, sui govies. Notiamo che ovviamente una settimana in cui c'è stato una correzione sul mondo azionario, ovviamente la proxy o sostanzialmente la derivata seconda dell'azionario sull'obbligazionario è la yield. E quindi come vedete la yield a livello globale l'indice è leggermente in calo di 1,34. Emerging market ancora forte, noi l'abbiamo introdotto nel corso dell'estate, siamo abbastanza positivi perché pensiamo che ci sia
ancora dello spazio, ovviamente con un approccio molto selettivo su questo tipo di sotto asset class, se vogliamo, non debito emergente. Sulle valute, diciamo che non ci sono grosse storie da raccontare, insomma, l'euro si è un po' deprezzato, 1,17, stessa storia, invece al contrario si è apprezzato nei confronti dello yen. Per quanto riguarda i commodities, in questo momento qua non ci sono grossi, questa settimana non ci sono stati grossi scossoni né dal punto di vista del crude oil né dal punto di vista dell'oro, che diciamo lotta con la soglia psicologica dei 1900 dollari l'oncia. Con questo esauriamo la parte finanziaria. Per quanto riguarda la parte macro, passiamo in rassegna i dati che secondo noi sono stati più significativi. Allora, partiamo dal vecchio continente: l'inflazione sostanzialmente in linea con le aspettative. Su base annuale evidenzia un meno 0,3%, medesima dinamica per il dato mensile, dato che secondo noi è da giudicarsi in maniera neutra. Industrial production in rallentamento ad agosto, si evidenzia un aumento dello 0,7% contro una survey di 0,8%, mese precedente era stato un aumento di 4,1%. Dato annuale comunque rispetto all'anno precedente, meno 7,2%, ovviamente secondo me un dato che non è sicuramente positivo. Passando alla locomotiva d'Europa, cioè l'Allemagna, la Germania, l'indice ZEV, che ricordiamo un indice di sentimento economico, ha evidenziato un forte calo da 77,4 punti di settembre a 56,1 attuali, e ampiamente sotto quello che era il survey di mercato, che era pari a 72 punti. Tale dinamica sconta da un lato l'aumento dei contagi a livello globale e dall'altro il problema di no deal tra UK e EU. Passando dall'altro lato dell'Atlantico, parliamo di CPI, quindi di inflazione. L'inflazione principale, quindi head inflation, ha evidenziato un aumento per il quarto mese consecutivo dell'1,4 su base annuale verso l'1,3 di agosto, dato mensile pari al più 0,2 in linea con le attese. Direi dato sostanzialmente da giudicarsi neutral positive, perché è il quarto mese che diciamo, è in leggero aumento, anche se parliamo di veramente un'inflazione molto lontana da quello che è dedicato un'inflazione benigna, quindi al 2%. Ricordiamo che 4 mesi fa l'inflazione era scesa allo 0,6%, quindi stiamo parlando di veramente di valori molto bassi. Per quanto riguarda l'industrial production, questo è un dato che ha sorpreso negativamente, meno 0,6% a settembre versus più 0,5% atteso, ed è il peggior dato dall'ultima primavera e che ha interrotto un trend positivo di 4 mesi. Questo dato sconta la debolezza del settore di auto e di apparecchiature elettroniche, un dato sostanzialmente negativo. Richiesta di sussidi di disoccupazione, quindi jobless claims, labor market, per la settimana diciamo che è un dato negativo, perché vi è un aumento a 898.000 unità, verso il dato precedente di 845.000, e peggio del consensus che si attende a un valore di 825, quindi dato sostanzialmente da leggersi in maniera negativa. Vendita al dettaglio invece è forse l'unico dato positivo della settimana, che ha evidenziato un aumento del più 1,9 versus il 0,8% atteso, questo è il quinto mese positivo e si ritorna in termini di retail sales a valori pre-COVID. Quindi diciamo una settimana dal punto di vista economico sicuramente non positiva. Ora, adesso non vi tedio con i top stories perché non, ovviamente non voglio leggere, vado a braccio su quello che mi sembra più interessante che si è evidenziato. Allora, primo top stories, terza settimana di mercati americani positivi, però in forte rallentamento rispetto alle altre due. Questo ovviamente a fronte del rally di lunedì di Columbus Day,
è stato praticamente annullato dal tonfo di giovedì. Bene ancora, come al solito, i winners, cioè i settori di utilities, industries e tecnologia, male ancora i financials. Altro elemento interessante da sottolineare è l'earning season, che è iniziata, kick off. Diciamo che le previews di analisti raccolti da Fax e Refinitiv indicano un calo. Gli analisti aspettano un calo del 20% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Rispetto al settore rispetto al settore banks, che è quello, diciamo, uno dei settori più venduti e più sotto pressione, ci si aspettano resilienti risultati in termini di trading, investment banking, mentre molto male ci si aspetta l'attività, diciamo, creditizia, quindi loans, mortgages e queste cose qua. Un altro dato molto interessante è il forte incremento dei contagi e soprattutto lo stop di due possibili vaccini di due case farmaceutiche molto importanti che sono iscritte, non sto ripetendo. Quello che invece ha fatto venire giù il mercato è il problema degli accordo, del problema tra democratici e repubblicani sull'accordo sul pacchetto di stimoli all'economia US. Ricordiamo, le richieste di democratici sono sopra i 2 miliardi, sopra i 2 trilioni, mentre 2,2 trilioni, mentre sembrerebbe che i repubblicani si apprestino a presentare un piano di 500 billion. In più, a acuire queste tensioni c'è stato Steven Mnuchin, lui deve essere di origine tedesca, penso, che ha sottolineato sostanzialmente che persistono notevoli distanze tra la sua view e quella di Nancy Pelosi, che sappiamo che è Democrats. Non so, ripetere il dato. Né sulle vendite al dettaglio né sulle richieste di sussidi di disoccupazione, che è quello che ci siamo detti prima. Una cosa interessante è dal punto di vista obbligazionario, che il rendimento del Bund è su minimo all'inizio marzo, e parlando di emerging market segnaliamo l'ottimo rebound in mercati azionari cinesi e l'aumento del rendimento decennale cinese, un classico movimento da risk on, che ha aumentato al 3,25. Ok, questo mi sembrava interessante. E alcune cose che ci siamo detti, ma secondo me è interessante anche ripeterlo. Questo è un grafico di Cornerstone Macro LLC, che è una casa importante che fa studi di macroeconomia, e sostanzialmente evidenzia come per la prima volta la correlazione a 10 anni tra l'S&P 500 e il PIL reale US annuale è per la prima volta nella storia negativo. E questo, diciamo, che ci fa pensare, perché sostanzialmente vi è sempre più un disallineamento, disconnessione, chiamatela come volete, tra mercati, dicotomia tra mercati reali e mercati finanziari. Cosa pensiamo noi di questa situazione? Beh, noi continuiamo a mantenere la nostra struttura risk off, se abbiamo inserito un po' di debito emergente sopra sui portafogli da sopra i 200.000 euro, ma è 500, per 5%, quindi sicuramente non è un grosso risk on, quindi la struttura è sempre risk off. Perché? Perché siamo consci di due fatti sostanzialmente che sono incontrovertibili. Uno è opposti. Uno è che, data la quantità di moneta in circolazione, come ci siamo sempre detti, non vi è un'alternativa valida in termini di yields all'asset class azionaria. E l'altro è quello che ci siamo detti un secondo fa, cioè la disconnessione tra mercati reali e borse. Questo ci fa sottolineare ancora una volta di essere molto cauti, però considerando che non vi è alternativa all'azionario. E questo rafforza quello che ci siamo detti prima. Ormai vi sono più di 16 trilioni di dollari di emissioni che offrono rendimenti negativi. Quindi di cosa stiamo parlando?
Cioè, ora per andare ormai su dei rendimenti, diciamo, magari chiamiamoli attraenti, bisogna ormai andare sulla singola B, o anche forse meno. Quindi magari non ha senso, no? Andarsi a prendere tutto questo rischio per avere un po' di rendimento, perché ormai anche i crossover rendono veramente poco. Quindi questo fatto è una grossa spinta sia al mondo azionario sia al rally dei metalli preziosi. Quindi il fatto che ormai non solo vi sono rendimenti poco attraenti, ma vi sono rendimenti proprio negativi, ha fatto spingere sia la parte azionaria sia la parte precious metal. E questo è his appetite for risk back. Perché questo, nel corso delle ultime settimane, notiamo che vi è un ritorno dell'appetito per il rischio nell'ambito del comparto azionario, conseguenza di quello che ci siamo detti anche l'altra settimana: tightening degli spread, rally dei perifrasi governativi e restringimento degli spread dei corporate investment grade e delle emissioni a yield, soprattutto crossover. Quindi, come vedete, c'è sempre più domanda di titoli, come abbiamo visto, direi quasi junk, perché, come vedete, triple C, one C, come vedete, c'è una grossa domanda di questo tipo. Da segnalare, oltre all'ottima domanda in termini di bond cinesi, anche il fatto che la Turchia è ritornata sui mercati internazionali. Questo ci fa dire che la view nostra sul debito emergente, secondo me, è confermata ed interessante. Sugli high yield stai molto cauto, perché con la yield rientra tutta una serie di discorsi equity-like, che a questo punto preferisco andarmi a prendere l'equity. Comunque noi la yield ce l'abbiamo sempre sopra, comunque i portafogli da 200K è sempre in misura marginale. Ovviamente una sorta di diversificazione del rischio e da un lato e dall'altro di intercettare extra rendimenti. E questo è il flip side di quello che ci siamo detti, la parte equity. Allora, come vedete, ci sono due maggiori trends che si evidenziano negli ultimi, diciamo, dal 2000 in poi. I trends che uno è l'invecchiamento della popolazione e l'altro il fatto che i rendimenti dei bond sono sempre più bassi, ovviamente di emissioni high grade, quindi tutti quelli che sono investment grade e anche crossover. Queste due tendenze, questi due trends empirici hanno fatto sì che i dividendi, come vedete dalla parte sinistra del grafico, i dividendi sono aumentati in maniera esponenziale. Ora, il lockdown ha colpito pesantemente, ha avuto due sostanzialmente, il Covid ha avuto due sostanzialmente ripercussioni. Uno, sostanzialmente, ha un atteggiamento ultra dovish della Fed, che ha schiacciato ancora di più i rendimenti sul fixed income, e dall'altro invece ha messo in difficoltà molte società che hanno tagliato i dividendi. Pensiamo, ad esempio classico, le banche europee, che addirittura sono state stoppate dal pagarlo. Ovviamente questo ha fatto sì che i dividendi previsionali sono stati ridotti di molto, e si pensa che di una stima sugli EPS, quindi sui payout, si pensa che si possa ritornare a livello pre-Covid appena nel 2027, quindi ci vorranno 7 anni. Quindi questo è un discorso anche da tenere presente, come diciamo, income seekers, no? Tutti quegli investors che ricercano income. È un mondo cambiato totalmente. E questo è quello che vi volevo far segnalare. Questo, secondo me, è una tabella fantastica, perché vi fa capire come il mondo è cambiato. Questi sono le 10 top companies di
Klaus. E come vedete, ormai siamo, non so se vi ricordate, qualche settimana fa avevamo presentato un grafico in cui si diceva che l'indice settoriale bancario tedesco, quindi tutte le banche tedesche, facevano un quinto della capitalizzazione di borsa di Zoom. E questo fa riflettere, ecco perché non abbiamo mai toccato banche tedesche. Quindi, se vedete, Zoom ormai ha superato i 150 miliardi di US di capitalizzazione, DocuSign e Twilio si avvicinano ai 50 e siamo con performance addirittura in alcuni casi a triple digit year to date, che è pazzesco. La media dei 10 migliori, 10 migliori titoli dall'inizio dell'anno è 193%. La mediana, quindi, che non è suscettibile degli outliers, e del 158, che è follia. Se pensate che i mercati europei sono ancora pesantemente giù, a parte il DAX, e se dovessimo togliere dall'S&P 500 i 5 top stock, l'S&P 500 non sarebbe sicuramente così positivo come è attualmente. Quindi anche in questo caso qua, questo ci fa pensare che forse siamo alle prese con veramente una rivoluzione settoriale in cui ormai dovremmo guardare certi settori considerati aggressivi e addirittura adesso diventano difensivi. Questo è un sottosettore dell'IT. Un settore particolare, però secondo me sono spunti di riflessione per far capire che probabilmente lo stock picking deve essere cambiato e probabilmente certi settori in questo momento non devono essere più guardati e bisogna concentrarsi su altri settori, quindi formare analisti, trader su questo tipo di stocks perché probabilmente saranno ancora vincenti. Io penso che i settori che in questo momento andranno bene, come abbiamo sempre detto, tech, sottosettori come clouds, utilities per difesa, asset management, perché ci sarà sempre più richiesta di trading, di gente che va, però gli asset management meglio delle banche. Certi tipi di industrials che possono sostanzialmente godere di trovare beneficio di sovvenzioni, queste cose qua. Quindi secondo me il mondo è cambiato e questi dati ci fanno sempre più pensare che stiamo andando in questa direzione. Un'altra cosa, ecco perché l'America è positiva e l'Europa è pesantemente negativa, Germania a parte, perché il peso di questo tipo di settori in Italia e in Europa è praticamente inesistente. Ok, ho finito con i top lights, in the spotlight, scusate. Questo è il focus della linea moderate. Ricordiamo che la linea moderate gira al 40% di equity. Inizio, noi siamo la linea arancione, mentre la linea bianca è l'Eurostock 600. Come notiamo, noi month to date siamo 2,46 contro l'1,61, ma quello che volevo farvi sottolineare è il contenuto drawdown nella seduta di giovedì 15, che è quello che ci interessa. Noi ricordiamo che tutte le nostre linee, a prescindere dalla rischiosità, sono costruite per performare meglio in fasi di mercato molto negative. Concetto ripreso anche per la Balanced, che evidenzia 2,72, qua siamo sul 60% di volatilità e anche in questo caso abbiamo sofferto di meno del mercato. Ricordiamo che l'Eurostoxx 600 è l'indice più diversificato che c'è in Europa, quindi insomma, abbiamo preso l'Eurostoxx 50, che ovviamente sarebbe stato probabilmente più volatile perché ha solo 50 tipi. E questa invece è l'80, questa è una linea growth con 80% di equity, la performance è il doppio dell'Eurostock e anche in questo Scusami, caso qua, Daniele, sì. ma non è che per caso c'è un errore sulla colorazione? Ha invertito il colore? Perché No. l'arancione fa l'1,61 Sì. e L'ho notato pure io. Ah, sì, scusate.
Vabbè, non era Scusate, semplicemente perché noi siamo la non... bianca. Va Sì. bene, noi siamo bianchi, va, in questa Scusa, occasione questa è siamo bianchi. la mia volta. Noi siamo i bianchi, scusate. Noi Va siamo i bene. bianchi. Scusate. Sì, perché No, ma... faccio sempre noi contro l'oro. Facciamo noi contro il benchmark. Va Infatti, bene. come vedete, noi nelle condizioni di mercato, diciamo, quando il mercato ha arrellato, noi siamo stati sotto. Quando il mercato è venuto giù, abbiamo recuperato. Scusa, chiedo scusa per l'errore. Comunque, se vedete, le dinamiche sono le medesime. Forse sulla growth un po' cambia, però sulla balance e sulla moderate, quando il mercato ha arrellato, noi siamo stati sotto. Quando il mercato è venuto pesantemente giù, noi abbiamo recuperato tutto e abbiamo sovraperformato e ci siamo costruiti la relative performance. Quello che mi preme sottolineare è questo, che con linee sostanzialmente di 40-60% equity siamo riusciti sostanzialmente a stare in scia al mercato quando ha trainato e poi siamo riusciti a recuperare e addirittura a sovraperformare l'indice. Quindi sostanzialmente questo ha dato circa 85 basis point di relative performance della moderate, 110 basis point della balance, poi invece la growth ha 80% di equity exposure e quindi sostanzialmente abbiamo raddoppiato, abbiamo prodotto il doppio. Anche la dinamica, ovviamente, essendo sempre 80% di equity, è un po' diversa quando il mercato ha arrellato, perché in realtà quando il mercato ha arrellato siamo stati praticamente quasi incollati al benchmark. No, sostanzialmente all'indice e dopodiché abbiamo prodotto di meno. Comunque adesso mi mando le errata coverage, scusate. Comunque ovviamente linea bianca noi, linea arancione loro. Il concetto era chiaro. Desolé. Ok. Hai terminato, Daniele, la presentazione? Sì, io ho finito. Più Ecco. lei. Ok. Qualche domanda, curiosità? Te ne faccio io una subito. Ti volevo Sì. chiedere, per quanto riguarda i titoli che hai mostrato, il settore cloud che ha performato come tanti titoli del settore tecnologico in America, in Europa come siamo messi? Ci sono settori e titoli che stai osservando e che stai tenendo in considerazione in questo senso? Guarda, Gian, passo la parola a Simona, che lei studia queste cose qua sicuramente ed è sul pezzo molto più di me. Sì, Quindi passo buongiorno a la parola a tutti, Simona. grazie Daniele. Allora, Ah, sì, solo un siamo attimo, stati. faccio un piccolo cappello. Simona, aspetta un attimo, Simona è la nostra analista, quindi non è che ho chiamato in ca causa l'ultima, cioè se lei è l'analista azionaria nostra, quindi scusate, faccio. Ok, grazie Daniele. Allora, sì, stiamo monitorando alcune società che fanno molto bene nel settore IT Italia. Cito TXT, Tinexta, Esprinet, Digital Value, SESA, perché anche il mercato italiano in generale, quello europeo, seppur in ritardo rispetto all'America, comunque sta mostrando una forte tendenza verso questo tipo di settori, attenzione crescente verso l'IT e soprattutto il cloud. Da notare, da sottolineare come il fatto di dover lavorare in remoto ovviamente favorisce questo tipo di trend, che è un trend crescente e che nei prossimi mesi dovrebbe, settore che dovrebbe nei prossimi mesi comunque crescere, perché la seconda ondata della pandemia d'emergenza Covid è già in essere e di conseguenza è necessario lavorare da casa. Ribadisco Gianluigi, questi qui che ho citato, soprattutto TXT, Tinexta, Digital Value, Esprinet, negli ultimi mesi hanno sovraperformato e li stiamo monitorando al fine di appunto
investire o cercare comunque di entrare in un momento favorevole. Ok, Posso chiedere rispetto a quello che, di cui si sta parlando, l'idea di entrare appunto quindi a mercato su uno di questi titoli o su più di questi titoli, in quale dei nostri, come dire, delle nostre gestioni o dei nostri prodotti verranno introdotti? Perché non credo che verranno introdotti nelle gestioni patrimoniali, in che No. modo? Allora Quindi sì. Luca, ti rispondo subito. Ti rispondo subito. Allora, nei gestioni patrimoniali, GPF ovviamente no, GPM nemmeno, perché sono titoli particolarmente rischiosi, che nella GPM, non, secondo la nostra declinazione del rischio, non ci stanno, perché ti sballano la volatilità. In relazione al book di trading, ci stiamo pensando, ti dico sostanzialmente in questo momento non abbiamo ancora nessuno di questi titoli, perché poi alcuni di questi titoli che giustamente Simona ha citato, ci sono dei problemi di liquidità, quindi sostanzialmente anche per piccole quantità, tolgo ovviamente Sesa, tolgo alcuni stocks, però alcuni altri, magari anche con 10-15 mila euro, puoi muovere il book in certe giornate. Quindi preferiamo non lavorare su questo tipo di stocks. Per i mid cap ci stiamo pensando, anche perché ricordiamo che andiamo a strapagare queste società con multipli stellari. Quindi vogliamo stare attenti, perché va bene seguire il flow, però bisogna essere pronti anche a chiudersi. Noi, come sai, sull'equity trading abbiamo una politica di stop loss fisso del 10%, però su certi tipi di stocks applichiamo un meccanismo duplice stop loss, stop limit, quindi con uno stop loss che parte in zona -6, -7 con warning area, per poi mettere stop loss. Stop limit al meno 10. Quindi cerchiamo di ridurre. Sicuramente quello che ci sarà, sarà questo tipo di stocks, saranno presenti nel fondo che lanceremo, spero al più presto, penso a novembre, però non voglio dare giorni, non voglio dare date, e sicuramente lì ci sarà dedicato tutto un peso su questo settore. Lì sì, ovviamente sì. Invece sulle gestioni continuiamo a stare in risk off e Sì, come la perché vedi strategia. comunque, sì, perché Luca, hai visto come comunque in risk off, cioè alla fine della fiera, siamo meglio, vedi, tutte le linee medio-alta volatilità, siamo meglio del mercato. E io ho mostrato quello più tranquillo come indice. Avessi mostrato un altro indice, avrei vinto facile. Quindi non ha senso, perché la nostra esperienza è quella di gestire meglio i drawdown. Quindi da questo punto di vista preferiamo perdere qualcosina quando il mercato rella, però difenderci meglio, perché sappiamo che poi vi è asimmetria di movimento. Perché quando va giù, va molto più veloce giù e molto più forte giù. Certo. E basta che guardi anche il movimento delle opzioni, e lo vedi nel movimento delle opzioni. Quando le opzioni vanno giù, cioè tu guadagni tanto di delta e gamma, e va giù in maniera pazzesca, e l'accelerazione del movimento ribassista è sempre più, in parte dei casi, è più veloce, più forte dell'accelerazione rialzista. Quindi da questo punto di vista è meglio giocare in difesa, tanto sappiamo che alla fine performiamo sempre, che andare a inseguire il mercato, perché comunque noi abbiamo adottato una politica di risk off privata, non abbiamo venduto tutti i risky assets. Quindi comunque, ad esempio, sulla linea moderate siamo comunque al 40% di equity, non è che siamo scesi al 30%. Cosa che potevamo fare? Ok, il dollaro, hai anche delle slide su quello? Non ho sentito.
sulle linee in dollari, hai delle slide? No, sulle linee in dollari non le ho presentate, non le ho portate, ma se ti interessano, cioè, ovviamente le posso portare la prossima settimana. Questa volta abbiamo scelto media alta volatilità, ma sicuramente la prossima settimana posso esporre il medesimo concetto sulle linee in dollari. Quindi assolutamente sì, non vi sono problemi in merito. Immagino sia Comunque. ancora meglio. Sì, diciamo che ovviamente sì, noi cerchiamo di, come ti dico, la struttura è sempre, la struttura a livello concettuale e accademica è sempre quella, cioè cercare di presidiare il rischio, dopodiché il rendimento è una conseguenza. Quindi l'impianto teorico è quello. È Ok, e poi. solo una. Dimmi, dimmi. No, No, scusami, vai avanti. ho finito, ho finito. No, rispetto alle lezioni che sono sempre più vicine, hai pronto qualcosa da fare nel momento in cui si paleserà il vincitore o Ma qui sei. si tira la monetina. C'è qualcuno che dice che Trump ha già pronto il vaccino, ma non lo dicono perché hanno paura di influenzare l'elezione. Non lo so, non lo so. Allora, studiavo stanotte, perché mi sveglio presto, studiavo stanotte un grafico che ho trovato sul comportamento del stock market dopo le elezioni, 4 anni successivi alle elezioni, dall'elezione di Bush, Senior. Le performance sono strabilianti, strabilianti. Quindi direi che se continua così non è che da comprare equity. Quindi magari ci può essere vince Biden, dicono oddio, viene giù il mondo. No, secondo me sono tutte specule. Poi, secondo me la grande evidenza empirica è che non ci sono alternative. Non ci sono alternative, ci sono un sacco di soldi in circolazione e non ci sono alternative all'equity. Quindi magari ti può fare meno 2, meno 3, meno 4 e dopo ti riprende, anche perché penso che il lockdown, come c'è stato a marzo, non ci sarà più, perché non ce lo possiamo Non ci sarà permettere. più, Saranno secondo magari me, dei lockdown parziali, dei parziali curfew, dei capi. però dopodiché, secondo me, magari ci potrà essere ancora qualche seduta storta, ma non penso che succederà quello che è successo a marzo. Quindi non vedo grosse alternative. Sui trends, secondo me, sono evidenti. In questo momento qua i win sono equity, e poi ci sono i soliti settori che ci siamo già detti. E se segui quelli, per il momento hai sempre vinto. Mentre invece a farti contrarian, comprarti banche, petrolio, queste robe qua, ti sei fatto molto male. Che poi Sulle non è detto elezioni. che anche se dovessero cambiare determinate cose, il mondo ormai ha preso comunque coscienza di un certo modo di lavorare, di un certo modo di muoversi e di comunicare, quindi alcuni settori potrebbero comunque continuare la loro crescita. Certo, perché sono decorrelati da altre dinamiche, diciamo, più tradizionali. Guarda, adesso un altro settore che ci piace, è un nostro cavallo di battaglia, su cui anche siamo contenti perché abbiamo fatto una bella IPO, è tutto il settore del pharma, ma un pharma particolare, anche qua Simona ne sa molto più di me, nutraceutica, pharma venduti, come si chiama, farmaceutici venduti in linea, online, tutte queste cose qua, e anche quello è un settore da pensare. Ad esempio, correggimi se sbaglio, Simona, in Germania, in Austria, sta roba è alla grande, tutti prendono i medicinali in linea, online. Quindi, alla fine, anche questo è una macro tendenza che è lì. Noi ovviamente abbiamo sempre un lag temporale, ma ci sarà anche in Italia. Cioè, ad esempio, in Italia 20 anni fa non pagava nessuno con la carta di credito. Io mi ricordo quando sono andato a lavorare in Francia che i francesi pagavano anche 1 euro con la carta di credito. In Italia è una follia. No, adesso è tutto carta di credito, e così sarà anche probabilmente anche per le farmacie. E quindi, secondo me, questo è un altro macro trend da tenere monitorato, e noi lo stiamo facendo, perché è un altro elemento di spunto anche per società
interessanti che possono avere un double digit growth in termini di top line, in termini di marginalità, e quindi tutto si riversa anche sul bottom line, queste cose qua. Quindi un altro sottosettore da tenere presente. Stiamo sempre parlando relativamente o al book di trading o al fondo, sempre in quel Sì, contesto che perché, vogliamo vedere. certo, perché parliamo qua sì di società, tra virgolette, piccoline, piccoline. Però ovviamente noi, tieni presente che noi nella nostra asset allocation abbiamo small cap internazionali nel fondo, nel nostro, nelle gestioni, e quindi le gestioni, i fondi, small cap comprano anche questi titoli. Quindi indirettamente, allora noi lo facciamo direttamente per il nostro fondo, direttamente potremmo valutare di fare per l'equity, per i book di trading, e poi indirettamente lo facciamo come fund selection, perché sappiamo, perché vediamo il breakdown delle posizioni, che alcuni fondi hanno questi settori, cioè quello che ti ho detto prima del cloud, quello che ti sto Ci dicendo sono adesso. anche degli ETF interessanti sul farmaceutico. Certo, perché noi siamo positivi, però non siamo positivi. Allora, io sui nomi di pharma, di big pharma, ho le mie preferenze, no? Lasciamo perdere Bayer, che lì non è più un pharma, ma dopo Monsanto abbiamo visto cosa è successo. Però all'interno dei grossi player c'è questa nuova tendenza, e vi dico un nome su tutti: Shop Apotheke. Se vedete Shop Apotheke cosa ha fatto negli ultimi 6-7 mesi, è pazzesco. È grossa come società, non è Shop Apotheke tedesca, è pazzesco quello che ha fatto. Ed è un titolo, ed è un sottosettore da tenere monitorato. Noi lo stiamo monitorando attentamente, perché, come sai, Luca, stiamo in attesa di launching new funds, e quindi questo è un settore che ci piace e che andremo a fare sicuramente su nuovo fondo. Grazie mille. Figurati. Bene, molto interessante. Comunque il fondo Aspettiamo il partirà il fondo allora, eh? 2 Aspettiamo novembre partirà. il fondo. Il 2 novembre partirà il fondo. Importante che non parta il primo già. Arriva. Importante che non parta il primo già. No, perché è chiuso il primo. Perché già è giorno dei morti, proprio sembra una spiga. Esatto. Ah, quindi lo lancerà direttamente Trump in diretta al nostro fondo. Il giorno dei santi, il giorno dei santi lo lanciamo. Esatto. Qualche altra domanda, curiosità? Comunque, sono molto contento delle ultime slide che hanno mostrato come tutte le linee con componenti azionari abbiano veramente tenuto in una fase in cui il mercato si è indebolito ed è questa chiaramente una forza che la costruzione dei portafogli permette. Quindi sono veramente, come diceva Daniele, siamo molto più efficienti quando il mercato è negativo. Se vedete la distanza tra le due linee, il 15 ottobre, è notevole, sia sulla moderate, sulla balanced, e se vogliamo anche sulla growth. Che è la cosa poi che ci tengono più i clienti sono molto più sensibili a quando il mercato scende, quando perdono soldi, che quando guadagnano. Quindi è Sì, una non mi cosa. sembrano sempre così distanti anche nel rally, non è che Sì, però. sono distanze naturali, insomma, non è niente di. Non è che siamo distanti così tanto dal rally dell'indice. No, no, guarda, qua la balance e qua la moderate non è che siamo messi male. Ok, beh, se non ci sono altre curiosità, chiuderei il Adesso meeting. faccio le correzioni e poi vi mando levata codice, chiedo ancora scusa. Va bene, ok. Grazie a tutti di aver partecipato, al prossimo. Grazie. Ciao a Ciao, tutti. ciao. Ciao, buona Ciao, settimana. ciao. Grazie Buona dell'invito. settimana, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, ciao. ciao a tutti, buon lavoro. Buon lavoro. Ciao, 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 ciao. Ciao.